Il tempo è uno sconosciuto che passa e che va, oppure un compagno di viaggio? È questo il grande interrogativo che si pone quest'anno il Paese dei Balocchi. Una festa lunga 4 giorni dedicata ai più piccoli, ma che da sempre pone l'attenzione su temi quanto mai cruciali. Quello di quest'anno è appunto il tempo. Il senso del suo inesorabile trascorrere sarà il fil rouge del ricco programma preparato per il grande ritorno in presenza della manifestazione. In scena dal 18 al 21 agosto in piazza Bambini del Mondo a Bellocchi di Fano. Il tempo che qualcuno ci sfila dalle tasche, non sappiamo come, e viviamo di preoccupazioni e no di occupazioni, e quindi molto spesso ci scordiamo che il tempo passa e va. Il tema di quest'anno è fantastico e al di là delle lucubrazioni filosofiche, perché veramente anche seguendo gli impulsi tecnologici il tempo si è sempre più ridotto. Abbiamo sempre meno tempo. Per cosa meno tempo? Meno tempo per essere felici, meno tempo per riflettere, meno tempo per guardare una giornata di sole, un filo d'erba o quanto altro. Questa non è poesia, è vita, è qualità della vita. Quindi il Paese dei Balocchi ancora una volta, secondo me, trova e fa centro con un argomento potentissimo che riguarda ognuno di noi. Grandi suggestioni che come sempre verranno declinate nelle mille forme del gioco. Spettacoli, incontri, laboratori e allestimenti creati per l'occasione incarneranno valori pesanti, sì, ma espressi con grande leggerezza, proprio come in una favola. Il piatto forte, come sempre, saranno gli ospiti. Beh, sicuramente comincerai dal sindaco, che è un sindaco d'eccezione, Luca Barbarossa, chiaramente siamo molto contenti di portarlo. E grazie anche alle entrature di Tony Bungaro. E poi il giorno dopo avremo Max Paiella, altro personaggio di Radio 2, che ci verrà a raccontare una bella storia. E poi tutti i 4 giorni avremo laboratori, spettacoli, musica e tutto quello che ormai conoscete del Paese Balocchi, però con queste due grandi punte di diamante. Due le principali novità: il parco di mangiafuoco dedicato ai giochi di una volta e lo spazio Slurp per insegnare sin da subito ai bambini a mangiare in modo sano. Esatto, abbiamo ogni anno noi aggiungiamo qualche pezzo e il pezzo che aggiungiamo quest'anno si chiama Spazio Slurp, è un dedicato alla cultura dell'alimentazione per i bambini, e quindi sana alimentazione, quindi secondo me è importante che quello che stiamo facendo e soprattutto dedicato a Gino Girolamoni, che è stato un grande sindaco del Paese dei Balocchi. Barbarossa riceverà la fascia di sindaco giovedì 18 agosto alle 21. Prima però i bambini si potranno divertire grazie ad alcuni laboratori ludico-creativi. Tra le attrazioni di questa edizione è anche il Ludobus dei Balocchi. La serata di venerdì sarà invece dedicata alla sostenibilità ambientale, anche grazie allo spettacolo di Max Paiella. Poi spazio al progetto Wonder e alla musica dell'associazione Rewind. Sabato ancora giochi e laboratori, ma anche letture e un'introduzione all'architettura grazie al Centro Studi Vitruviani. La sera ancora spettacoli e musica. Domenica in programma anche giochi in inglese e concerti, fino al gran finale con i fuochi d'artificio. E lo spettacolo di chiusura, quello non può mancare, quello ormai è un must, alle 23 della domenica Alcmena Studio farà il suo spettacolo pirotecnico musicale, come sempre, ormai degna conclusione.